Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il cantante Necco avrebbe perso la testa per una bellissima ballerina di Amici. Ecco il gesto che ha fatto partire il gossip sul web. O l'apostrofo interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Oltre ad essere passati tantissimi ragazzi nel corso di queste 21 edizioni, con la 21esima alle porte che inizierà il prossimo 18 settembre, sono passati anche molti cantautori. Alcuni di questi hanno preso parte come giurati speciali in alcune puntate del serale di alcune edizioni, altri sono stati chiamati per giudicare le esibizioni dei cantanti durante il pomeridiani e altri ancora sono diventati veri e propri docenti della trasmissione. Neck e la ballerina per cui avrebbe perso la testa. Altri ancora, invece, quando i ragazzi fino a qualche edizione fa erano divisi in squadre con i colori bianco e blu, hanno partecipato al talent sotto forma di coach, quindi di caposquadra di esse. Tra questi troviamo Elisa, che ha fatto trionfare Colorso, e Virginia Tomarchio nella categoria danza, o ancora Emma Marrone, che è stata per molti anni alla guida della squadra bianca, o ancora Moreno, ex vincitore del talent. Nel corso della 15esima edizione del talent vinta da Sergio Silvestre, la squadra blu era capitanata da J-Ax in coppia con un suo collega molto amato da molti anni nel campo della musica italiana, stiamo parlando di Neck. Il cantante ha sempre supportato i suoi ragazzi e ha sempre trovato in Sergio un grande talento, a tal punto che ha vinto l'edizione, seppure nel tempo è stata la seconda classificata e lo dia ad aver avuto un enorme successo dopo il talent. Ma Neck, in questi giorni ha dimostrato di non essere indifferente alla bellezza femminile, nonostante sia sposato da 16 anni con Patrizia Vacondio ed è padre di una bellissima ragazzina di nome Beatrice. Il like che ha scatenato il gossip. Sul web in molti hanno fatto notare come il cantautore abbia messo un like ad una foto della ballerina Serena Marchese, che ha postato lo scatto fatto nel camerino del Teatro Goldoni di Livorno prima di uno spettacolo. Non si sa bene come Neck possa conoscere Serena, e per questo motivo in molti hanno cominciato a sospettare che il cantante, dopo averla vista in gara nella 20esima edizione di Amici, si sia infatuato di lei. Però questa è solo una supposizione da parte dei fan e non c'è nulla di vero, e il like potrebbe essere stato messo dal cantante proprio per sostenerla e per apprezzare il suo talento. Non sarebbe la prima volta che Neck sostiene una ballerina del programma, dato che ha sempre avuto delle belle parole per Elena Da Mario, professionista della scuola di Amici, a tal punto da farla partecipare nel videoclip del suo brano Uno di questi giorni, pubblicato nel 2016. Pertanto, il like di Neck potrebbe essere solo per pura stima artistica, anche se c'è chi non crede che sia soltanto per questo motivo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Oh,